Grazie di essere venuti, siamo davanti alla nostra porta del nostro arsenale. Abbiamo smarrito momentaneamente la chiave, ma la stiamo trovando. Abbiamo qui a fianco, davanti a tutti, il nostro capo, il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, del quale non solo ci inorgoglisce, ma ci carica per affrontare quelli che sono i problemi sicuramente comuni. Una scena che ha dell'incredibile per chi conosce la vita politica della città, di solito segnata da inimicizie e conflitti apparentemente insanabili. Ma stavolta Venezia parla una sola voce, il sindaco Giorgio Orsoni marcia alla testa dei suoi cittadini, cosa mai successa prima, e i suoi avversari di sempre, come il coordinatore delle remiere Giovanni Giusto, sono fieri di mettersi al suo seguito. Miracoli dell'arroganza romana e dei poteri forti che allungano i loro tentacoli negli uffici dei ministeri, dove è stato deciso lo scippo della Arsenale, un'offesa alla quale la città si ribella compatta con tutti i partiti politici, ad eccezione del PDL, una ventina di associazioni, le remiere, i comitati, i parlamentari e i centri sociali, ritrovando un orgoglio di essere veneziani che viene prima di qualsiasi altra considerazione, un segnale di speranza per il futuro tanto forte che quasi verrebbe voglia di farsi scippare qualcos'altro pur di recuperare un'unità della quale Venezia ha bisogno forse più delle stesse mura secolari che si vuole giustamente riprendere. In questi giorni i miei sentimenti erano molto combattuti fra il sentimento, come dire, dell'orgoglio ferito e quello del voler combattere, del voler oppormi, resistere a questa forma di sopruso e in qualche modo anche la depressione, lasciatemi dire la depressione, di vedere certe istituzioni manipolate in modo così poco trasparente. La vostra vicinanza, il vostro aiuto, la vostra presenza mi fa ritornare forte, deciso e combattivo a resistere a questo sottosegretario.